In Macedonia, migliaia di sostenitori del Partito Conservatore di opposizione hanno manifestato ieri sera davanti alla sede del governo a Skopje, chiedendo elezioni anticipate, accusando l'esecutivo del premier socialdemocratico Zoran Zaev di aver adottato misure distruttive dell'economia e di incoraggiamento alla corruzione. Mikoski, il nuovo leader del Partito Conservatore, che ha governato la Macedonia dal 2006 al 2017, ha accusato il governo Zaev di aver danneggiato gli interessi nazionali col negoziato con la Grecia sul nuovo nome per il paese.